Allora, buongiorno a tutti, dovremmo essere online. Io sono Matteo della Fionda e presento e modero questa discussione che avremo con i nostri ospiti parlando di Europa in senso giuridico. Il titolo suona Europa, tecnocrazia o democrazia? Ricordo che questo è un incontro dell'insieme di incontri online di divulgazione che la Fionda ha organizzato con altre associazioni, in particolare Critica Economica, Associazioni Minerva e Sottosopra, per discutere i temi che verranno discussi anche negli Stati Generali dell'Economia promossi dal governo Conte. Noi cerchiamo di fare un po' un controcanto per mostrare che c'è una alternativa nella società. Quindi cerchiamo un po' di svolgere questo tema con l'aiuto dei nostri ospiti, che adesso vi presento velocemente e poi darò a cui di seguito darò la parola. Abbiamo Lidia Undiemi, giurista, formazione giuridica, ex parlamentare, che ha già denunciato il meccanismo europeo di stabilità già con un articolo nel 2012 e poi in maniera più ampia in un articolo del 2014, che attiva anche dal punto di vista legale nella tutela dei lavoratori per quanto riguarda una frammentazione della loro condizione e lo status che conculca i loro diritti. Con lei parleremo di governance economica. Poi Giuseppe Liturri, giornalista, scrive sulla Verità, Start Magazine, che ha seguito molto il processo che ha portato un'approssimazione del governo alla riforma del meccanismo europeo di stabilità e che segue temi europei su posizioni fortemente critiche dell'assetto. Poi salutiamo anche il professor Mangia, che vedo si è collegato, costituzionalista, ha scritto di recente un testo con altri autori che stigmatizza fortemente il meccanismo europeo di stabilità e tutto il retroterra giuridico che in qualche maniera lo sostiene alla luce dei principi del diritto costituzionale, che ci aiuterà a capire, insomma, questo processo di governance che viviamo, se è ancora nei parametri di una democrazia o se ci stiamo approssimando un po' alla sua uscita. Quindi inizierei con la dottoressa Undiemi e le chiederei intanto di parlarci del concetto di governance e in che maniera la governance economica dell'Eurozona e dell'Unione Europea si sta trasformando in questi ultimi anni, a partire dalla crisi dei debiti sovrani fino a quest'altra crisi che pare che porti delle trasformazioni ancora più incisive, se possibile. Prego. Grazie Matteo. Allora, in realtà tutto è iniziato nel 2012 con la famosa frase con cui Mario Draghi ha sostanzialmente salvato l'Eurozona. Farò di tutto per salvare l'euro e poi ha anche aggiunto, e credetemi sarà abbastanza. Ci siamo tutti focalizzati sulla prima parte di questa frase, cioè farò di tutto per salvare l'euro, ma non sulla seconda, e credetemi che questo sarà abbastanza. Col passare del tempo e anche studiando le sentenze della Corte di Giustizia europea in questo scontro titanico che c'è stato tra la Banca Centrale Europea e le istituzioni tedesche, emerge chiaramente come il riferimento di Mario Draghi era al meccanismo europeo di stabilità. Ricordiamoci che nel 2012 Draghi salvò l'Eurozona dalla crisi dello spread, lanciando ma mai attuando, attenzione, il programma OMT, cioè l'acquisto illimitato dei titoli sul mercato secondario, che era però, attenzione, almeno a parole, legato al MES. Cioè Draghi disse: lancerò questo programma e aiuterò i paesi che però faranno ricorso al MES. In realtà, siccome è stato sufficiente il semplice annuncio da parte dell'ex presidente della BCE, in automatico nessuno dei paesi, quantomeno quelli più forti, ha fatto ricorso al MES, cioè nemmeno l'Italia. Poi, vabbè, la Grecia era già all'interno di questi meccanismi con le versioni precedenti del MES, poi abbiamo avuto Cipro che ha dovuto fare ricorso al MES, ma l'Italia non fece assolutamente ricorso. I tedeschi, un gruppo di tedeschi, tra cui anche un partito di minoranza della sinistra, Partito Linke, fece ricorso alla Corte di Giustizia europea dicendo che attraverso questo intervento, cioè che in realtà era solo un semplice annuncio, la Banca Centrale Europea avesse di fatto violato i trattati del proprio mandato. Per
quindi articolo 123-125 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e quelli che prevedono invece il mandato, e cioè il ruolo della Banca Centrale Europea. La Corte di Giustizia Europea ha dato ragione a Draghi, facciamolo appunto breve, che non prendo molto tempo, perché ha detto attenzione che la possibilità di intervenire in caso di crisi dello spread la può fare la Banca Centrale, può intervenire la Banca Centrale Europea. L'importante è che il fine del suo intervento sia la politica monetaria, perché i trattati non prevedono con quali mezzi, cioè dei mezzi a cui la BCE è vincolata. Nel frattempo, negli anni successivi, iniziando dal 2014, la Banca Centrale Europea interviene nuovamente con altri strumenti, il famoso quantitative easing, e ancora una volta i tedeschi fanno ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Alla Corte di Giustizia Europea, dicendo che la BCE appunto violava i mandati perché metteva, diciamo, in atto degli strumenti che di fatto si traducevano in un finanziamento dei bilanci degli stati, cosa che è palesemente evitata dai trattati fondamentali. Bene, a questo punto però il ricorso che i tedeschi hanno fatto alla Corte Costituzionale tedesca, la Corte Costituzionale tedesca ha rimandato alla Corte di Giustizia Europea, la quale ha nuovamente salvato l'operato della Banca Centrale Europea, rafforzando la sua indipendenza rispetto agli stati, ma anche rispetto al MES, perché chiaramente qual era il problema dei tedeschi fondamentalmente, per farla breve? Il problema è che mediante gli interventi della BCE sostanzialmente il MES veniva neutralizzato, cioè non c'era bisogno che i paesi facessero ricorso al MES, e che quindi i paesi non avrebbero rispettato quei vincoli di bilancio e quel rigore e quelle politiche di austerità che avrebbero tenuto in piedi, secondo la logica tedesca, l'Eurozona. A questo punto però, e qua diciamo sono fatti di cronaca abbastanza recenti, la Corte Costituzionale tedesca ha emesso una sentenza, direi catastrofica per il futuro dell'Eurozona, perché ha fatto una cosa che nella storia dell'Europa non è mai accaduto, nella storia politica dell'Europa non è mai accaduto, cioè la Corte Costituzionale tedesca ha delegittimato la Corte di Giustizia Europea, dicendo sostanzialmente che non ha effettuato un'adeguata indagine in base al principio europeo di proporzionalità sull'operato della Banca Centrale Europea, che quindi sarebbe stata la stessa Corte Costituzionale tedesca a svolgere questo ruolo. Quindi, diciamo, la sentenza è stata commentata soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la Banca Centrale Europea, ma se dal lato della Banca Centrale Europea la Corte Costituzionale tedesca ha detto che rimanderà la sua valutazione in base alle giustificazioni che la BCE fornirà, e cioè per verificare che cosa? Che i mezzi messi in atto, il quantitative easing, è proporzionato rispetto agli obiettivi di politica economica. Tornando e chiudendo per il tema della GOE, quindi in questo momento siamo, diciamo, fermi in attesa di capire come si evolveranno i fatti, però è chiaro che sotto il profilo politico, se una corte come la Corte Costituzionale tedesca delegittima il ruolo della Corte di Giustizia Europea, a mio parere l'Europa, già per come la conosciamo, è destinata a non esistere più. Perché siamo dentro una doppia governance, come ho scritto anche nel libro quando ho parlato di MES? Siamo in questa doppia governance perché il MES è un trattato di diritto internazionale, un accordo di diritto internazionale che, sebbene sia legato all'ordinamento dell'Unione Europea mediante l'articolo chiave, che è l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, di fatto è al di fuori dell'ordinamento europeo e segue logiche differenti. Per esempio, il MES non prevede il principio di parità tra stati: se un paese non è in grado di pagare la quota, allora gli viene tolto il diritto al voto, e tutte quelle cose di cui tu sai negli anni abbiamo parlato. Quindi oggi lo scontro qual è in atto? E questa è appunto una cosa che di fatto a neutralizzare il MES sino ad ora, anche con gli ultimi interventi, è stata sostanzialmente, ormai questo lo sappiamo tutti, la Banca Centrale Europea. Perché da un lato la Banca Centrale Europea è un'istituzione, diciamo, principale nell'ambito dell'ordinamento europeo, dall'altra parte il MES è un accordo di diritto internazionale che vuole assumere delle funzioni importanti in ambito europeo, pur non essendo totalmente vincolata rispetto
determinate regole, e questo emerge chiaramente anche dalle sentenze. E chiudo dicendo che oggi il problema dell'adesione di paesi come l'Italia al MES serve perché, se da un lato intanto la BCE lo ha neutralizzato per far sì che in qualche modo paesi come la Germania potessero in qualche modo digerire ad oggi l'appartenenza a questo sistema, a questa governanza europea, vogliono, dal mio punto di vista, in cambio il fatto che i paesi si facciano sostanzialmente commissariare per tenere in piedi un qualcosa che ormai in piedi non sta più. Perfetto, ora dopo questa ricognizione in punta di diritto un po' di dove sta andando la governance europea, io chiederei al professore Alessandro Mangia, che ringrazio molto di essere con noi, perché mi pare, professore, che fra i suoi colleghi costituzionalisti ci sia una certa renitenza a criticare frontalmente le istituzioni europee, la governance europea, però è altrettanto necessario fare stabilire un orizzonte di giudizio per capire quanto di questi meccanismi possono essere conformi ai principi della democrazia, della nostra Costituzione. Quindi mi sembra il suo apporto sia particolarmente importante. Il professore ha dato alle stampe un libro, un altro autore, intitolato MES, il trattato impossibile. In un suo articolo lungo online, parlando del MES, dice che cito testualmente, galleggia nell'indistinto che sta nel diritto internazionale, diritto bancario, diritto costituzionale. Quindi ci aiuta un po' a capire che roba è se c'è tutte queste categorie che possono essere ugualmente adeguate o ugualmente inadeguate a capirlo. Prego. Ma grazie, grazie, innanzitutto grazie per l'invito, Non buonasera a si sente. tutti, buonasera alla dottoressa Andier. Ecco, si sente meglio adesso? Si sente? Si sente? Si sente ora? Si sente? Qua dovrebbe funzionare tutto. Purtroppo c'è qualche piccolo problema tecnico, il professore non si Meglio sente. adesso? Meglio adesso? Meglio? Meglio? Ora bisognerà che rinviare. Io lo Io la sento. sento abbastanza bene, infatti, sì. Prego, Ma infatti, professore. perché a me sembrava. Ora si sente? La dottoressa Ondiemi mi sente, mi pare. Giusto? Il dottor Liturni Sì, pure? abbastanza bene, sì. Certo. Allora forse il problema è per il conduttore? Posso parlare? Mi si sente? Sì, la Aspetto un sentiamo. via da Bortolon. Ma noi non abbiamo potere. Bisogna essere educati, bisogna aspettare l'arbitro. Vabbè, insomma, intanto che l'arbitro si guarda in giro, penso che. Ecco, Gian Domenico, sì, certo, proceda pure, per cui procedo. Allora, dicevo, buonasera a tutti, ringraziamenti, piacere di conoscere la dottoressa Ondiemi, piacere di conoscere il dottor Liturri. Dico subito una cosa: se sapevo che questa iniziativa era denominata Stati Generali, non ci venivo, perché è una cosa pericolosissima da evocare. Ma detto questo, che dire insomma sul MES, che non sia già stato detto. Il MES è un'istituzione che è figlia di una crisi ed è figlia di un difetto complessivo di governance dell'Unione Europea, così come è stato tracciato tutto ancora nel 1992, nel Trattato di Maastricht. Il sistema ha retto, ha funzionato ragionevolmente bene fino al 2007-2008, lì è cominciato a scricchiolare, e dal 2010 che il sistema d'architettura messo in piedi a Maastricht è in stato di emergenza e funziona sulla base di istituti, logiche e meccanismi che sono eterogenei rispetto a quanto sta scritto nel trattato del 1992. Guarda, ieri c'era una bella intervista in giro di Giulio Tremonti, mi pare, sul giornale, quale una frase da incorniciare diceva: ma l'Europa praticamente sono 10 anni che si autosospende.
Ed è quello che è successo effettivamente, perché è da quella passeggiata nell'ottobre del 2010 a Deauville, da quando si è deciso che gli stati avrebbero potuto fallire, che l'Europa va avanti sulla base di escamotage, di trucchi, di toppe messe a un'architettura disfunzionale. Perché questa architettura era disfunzionale? Seconda citazione, mica c'è solo Giulio Tremonti. Guardate, c'è una bella, c'è un bel video che circola da un po' di anni, ma pieno di sincerità, di Giuliano Amato, il quale ci spiegava, ti spiegava con la massima serenità, con la massima tranquillità, che sapevano benissimo che l'impianto che stavano progettando nel 1992 non avrebbe funzionato. Lo si sapeva nella letteratura economica, soprattutto americana, anglosassone, molto più pragmatica di quella europea, e se ne era perfettamente consapevoli. Sappiamo tutti che lì c'è stato un vero azzardo, mettiamo in piedi questa architettura, poi spiego perché continuo a chiamarla architettura e non governance, dopodiché arriveranno i problemi e i problemi ci costringeranno a trovare delle soluzioni. Il solito metodo costruttivista, funzionalista, che ha guidato il percorso dalla Comunità Economica Europea fino al Trattato di Lisbona, ha funzionato, dicevo, fino al 2010. Lì si è visto che l'impianto costruito sul divieto di monetizzazione dei debiti pubblici, il divieto di intervento di finanziamento da parte della Banca Centrale nei confronti di singoli stati, il divieto di intervento della Banca Centrale nei confronti di singoli sistemi bancari, stava portando a far esplodere tutto. Il trattato non si poteva rivedere, perché? Perché l'architrave di tutta il Maastricht sono quei tre articoli che vanno dal 123 al 125, che si fondano sul principio moneta comune, bilanci separati, insomma in caso di crisi ognuno per sé, Dio per tutti. Questo è il senso del trattato di Maastricht, lo si sapeva tutti benissimo, si è voluto procedere lo stesso. Quando sono arrivati i problemi, ci si è chiesti che fare. E lì sappiamo che cosa è stato fatto con la questione del debito greco. Si è messo in piedi una società di lussemburghese, una finanziaria, una società per anonima, una società per azioni di diritto lussemburghese, in uno studio notarile del Lussemburgo, chiamato EFSF, che è stato il papà del MES. Una logica rigorosamente economica, gli economisti, quelli che si occupano di finanza, lo chiamano veicolo finanziario, per i giuristi non vuol dire niente, ma per gli economisti è ricca di significati questa formula, e praticamente una SPA che doveva procedere all'erogazione di prestiti raccolti pro quota tra i vari stati dell'area. Sono stati dati questi prestiti, ci si è accorti che quella FSF non bastava, si è proceduti all'istituzionalizzazione, alla stabilizzazione. Non è solo in Italia che l'emergenza diventa regolarità e normalità, è successo anche in Europa, e il MES è figlio di quell'emergenza. L'FSF è stato istituzionalizzato, stabilizzato, tra l'altro in malo modo, in fretta e furia, perché ricordava prima la dottoressa, hanno dovuto appiccicare un pezzo, un ulteriore comma al 136, tanto è vero che è stato divertentissimo nelle ultime settimane, c'era la gente che andava in giro a cercare l'articolo 136, trovava evidentemente qualche hacker russo aveva fatto sparire la versione aggiornata da Google, mettevano in giro la versione pre-2012 e poi nessuno scopriva il 136 terzo comma. Ma è successo anche a me, guardate, perché andavo a cercarlo pure io, poi sono dovuto andare a riguardarlo. Ho detto, oibò, cos'è successo? Gli hacker russi. E dicevo, in malo modo hanno appiccicato un pezzo all'articolo 136, tra l'altro con una procedura abbreviata, che è stata una forzatura evidente del trattato sul funzionamento dell'Unione, e hanno fatto questo trattato, che aveva perfettamente ragione, è un trattato di diritto internazionale. Ma perché? Ma perché non si poteva mica modificare il trattato sul funzionamento, con il coinvolgimento di tutti gli stati, anche extra area euro? Dovevi fare un accordo intergovernativo, così come la forma della società per azioni andava bene per la FSF, la forma giuridica disponibile era quella del trattato internazionale, facciamo un trattato internazionale. E ma lì c'è stato un problemone,
c'è stato un problemone, perché vedete, il dottore Sontini parlava del 2012, e lo 2012 è stato un anno fondamentale per questa roba, perché non è solo stato soltanto l'estate del whatever it takes di Draghi, è stata anche l'estate delle impugnazioni in Germania davanti alla Corte Costituzionale tedesca del trattato, o meglio della bozza di trattato, che si voleva, che si doveva andare a ratificare. Guarda, si è realizzata una situazione paradossale, nel senso che praticamente tutti gli stati avevano già proceduto all'approvazione, alla ratifica, bravissimi, l'avevano fatto il 23 luglio assieme alla ratifica del Fiscal Compact, oibò, in Corte Costituzionale tedesca, il 12 settembre, succede che la Corte ti blocca, cioè sulla base di questi ricorsi, ti blocca il testo del trattato, così come era stato sottoposto, e consente il rilascio del potere del Bundestag e del Presidente della Repubblica di autorizzare la ratifica e di ratificare a due condizioni. Il trattato MES vigente in Germania è diverso da quello che è in tutti gli altri stati d'Europa. È una cosa molto interessante questa, che è passata sotto, diciamo che non è stata resa subito evidente. Ma questo creava un problema, sapete? Perché se era stato corretto il testo in quella fase, beh, era come essere alla casella 89 del gioco dell'Oca, bisognava tornare alla casella numero 1, perché il testo era cambiato, bisognava ripartire, fare il giro di tutti gli altri stati dell'area euro per sottoporre ratifica. Non si poteva fare, era l'estate dell'emergenza, era il whatever it takes, bisognava tamponare, il MES serviva per arrivare al pezzo di carta che è l'OMT, poi spiego perché è un pezzo di carta, ma chi se l'è letto sa benissimo che roba è l'OMT. E insomma, cosa hanno fatto? Hanno fatto, in sede di scambio di ratifiche, visto che il testo tedesco era diverso, hanno dovuto correggerlo senza passare attraverso i parlamenti nazionali. Risultato? Il MES che c'è in Gazzetta Ufficiale in Italia è diverso da quello che è depositato in Consiglio. Una cosa divertentissima, foriera di problemi. E da dove vengono questi problemi? Da quell'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale tedesca. Ecco, perfettissimamente d'accordo con quello che diceva la dottoressa Undiemi prima. Ho una perplessità, ecco, che questa sentenza di qualche settimana fa sul quantitative easing, o meglio sul programma di acquisti, sia questa grande novità nel quadro della giurisprudenza tedesca. Da un punto di vista politico, certo, è molto rilevante, ma guardate che è dal 1993, dalla prima sentenza su Maastricht, che la Corte Costituzionale tedesca dice queste cose. Fa delle affermazioni di principio assolutamente tutte, dopodiché funziona tutto qua? Sì, prego. Affermazioni assolutamente corrette, in linea di principio, dopodiché ne tempera l'applicazione con riferimento al caso concreto. Ha fatto questo con una sentenza chiamata Maastricht-Urteil del 93, l'ha fatto con una Lissabon-Urteil subito dopo, nel 2009, l'ha fatto sul prima con gli aiuti alla Grecia, l'ha fatto con il trattato MES, l'ha fatto in diverse altre occasioni e via dicendo. Per cui ecco, guardate, questa cosa era ampiamente prevista. Non è un fulmine a ciel sereno che una Corte Costituzionale possa entrare in conflitto giurisdizionale con la Corte Europea di Giustizia. È la normalità. Guardate, la dottoressa Undiemi mi pare è di Palermo, se non sbaglio, no? Università di... Beh, a Palermo c'era un signore che si chiamava Santi Romano, il quale si era costruito una cosa chiamata teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. È normale, l'Unione Europea non è una federazione, non ha un ordinamento singolo, è una pluralità di ordinamenti raccordati da meccanismi molto fragili di coordinamento. E lo sappiamo tutti, nel senso che c'è l'ordinamento dell'Unione Europea presieduto dalla Corte di Giustizia. Certo, quell'ordinamento
è distinto e separato rispetto all'ordinamento italiano presieduto dalla Corte italiana costituzionale, quello tedesco e via dicendo. Cominciamo a capire che cos'è veramente l'Unione Europea. È una giusta posizione di ordinamenti giuridici senza un sistema di chiusura. Perché non c'è il sistema di chiusura? Facile, perché altrimenti saremmo in uno Stato federale. Ci sarebbe una Corte Suprema che, la quale definirebbe i conflitti tra giurisdizione sulla base del principio dello stare decisis. Il problema vecchio come il mondo, cioè vecchio come l'Aband, vecchio come la Federazione Tedesca, della competenza delle competenze. In Europa non c'è e non ci può essere. Perché? Perché se ci fosse avremmo anche una banca centrale degna di questo nome. Non è una federazione, è una replica funzionale di una federazione, l'Unione Europea. È una buona imitazione, fa quasi tutto quello che fa una federazione, tranne ciò che una federazione può fare sulla base degli attributi, dei poteri connessi alla nozione di sovranità. È il limite di Lisbona. Ci hanno provato a superare questo limite, ma lo sappiamo benissimo, ci hanno provato con il vecchio trattato costituzionale, trattato che avrebbe dovuto istituire una Costituzione per 2005-2006, gliel'hanno fermato in Francia e in Olanda. Dopodiché si è dovuto cercare di far rientrare dalla finestra quello che era stato cacciato fuori dalla porta. E quello si chiama Trattato di Lisbona, che ha dei limiti evidenti. Come l'architettura istituzionale di cui parlavo prima, funziona abbastanza bene in tempi di normalità. In tempi di crisi si capisce che l'originale è sempre meglio dell'imitazione. E l'Unione Europea è una imitazione di federazione. Non è soltanto un discorso astratto di modelli concettuali, eccetera, eccetera, perché da qui discendono conseguenze fortissime. Corte tedesca, ma guardate che fino a 2 o 3 anni fa, ma ecco, forse c'è qualche studente di giurisprudenza che ci ascolta, ma in Italia c'è stata una cosa chiamata caso Taricco, e si è andati a un pelo dal fare quello, e la Corte italiana è andata ad un pelo dal fare quello che qualche settimana fa apparentemente ha fatto la Corte Costituzionale tedesca. Ma lì si sono. Qual era stato il problema? Il conflitto tra giurisdizioni. Ma c'è sempre il conflitto fra giurisdizioni. Ma guardate, sempre Santi Romano, quando faceva il Presidente del Consiglio di Stato, aveva fatto un concordato con la Cassazione per perimetrare le rispettive attribuzioni. Quando c'era la questione di diritto soggettivo e interesse legittimo. Quando ci sono diversi ordinamenti giuridici presidiati da corti di chiusura e non c'è una corte finale, la Corte Suprema federale, queste cose è inevitabile che succedano. È nella logica complessiva del sistema. Insomma, mettetelo un po', la legge di Murphy applicata ai rapporti interordinamentali. Se qualcosa può andare male, prima o poi state sicuri che ci andrà. E adesso è quasi andata male. Dicevo prima, caso Taricco. Ma guardate qua, in Italia, 2 o 3 anni fa, c'è stata una prima sentenza della Corte, un rinvio alla Corte Europea di Giustizia, un altro rinvio alla Corte Costituzionale, si sono messe d'accordo, è stato un minuetto, dicevano i commentatori, ma guardate che rischiava di saltare il nullum crimen sine lege in Italia, per dare retta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tra l'altro su un caso banalissimo, cioè una presunta truffa, sull'IVA, sapete che l'IVA è un'imposta il cui gettito è di qualche interesse per il bilancio dell'Unione, sull'IVA l'imputato, l'inquisito, si trova il reato prescritto, apriti cielo, questo sarebbe contrario al diritto europeo. Per i giudici dell'Unione Europea avremmo dovuto smontare il nullum crimen sine lege e condannare questo tizio anche se il reato era stato prescritto secondo l'ordinamento italiano. Certo, secondo l'ordinamento italiano, ma mica per l'ordinamento dell'Unione Europea, capite? E lì la Corte è arrivata a minacciare una cosa chiamata uso dei controlimiti, perché tutte le corti nazionali, che sia quella italiana, che sia quella tedesca, che sia quella polacca, ungherese, spagnola, eccetera, eccetera, ammettono l'ingresso del diritto dell'Unione, ma sempre fino a un certo punto. Hanno sempre mantenuto un freno di emergenza, che possono sempre minacciare di utilizzare. Ed è quello che ha fatto, che non ha ancora utilizzato, ma che ha minacciato in modo
piuttosto vigoroso, direi, la Corte tedesca qualche settimana fa, dicendo o la piantate e ci date una qualche ragguaglio su come andate a spendere i soldi del bilancio dell'Unione Europea, o altrimenti io dichiaro l'incostituzionalità del trattato di Maastricht nella parte in cui consente impropriamente alla Banca Centrale di fare quello che sta facendo. Un'ulteriore notazione, poi mi fermo per lasciare spazio agli altri interventori. Ma guardate che io prima dicevo architettura, ma guardate che dal 2010 in poi sta funzionando un trattato che non esiste sulla carta. Il trattato di Maastricht, guardate che non hanno, prima dottoressa diceva la Germania. Ma guardate, è come dire l'Italia, è corretto, nell'esposizione bisogna usare questa formula evidentemente, perché non si... Ma guardate che lì c'è un macello in Germania su queste cose, perché non c'era mica solo i Linke o i Grünen, c'erano anche alternative für Deutschland, c'era una quantità di cittadini, tutti raccolti attorno alla figura del professor Markus Kerber, che è quello che ha impugnato tutto da Lisbona in poi. Cioè sono 13 anni che il professor Kerber va in corte costituzionale tedesca e gli va quasi... Tant'è vero che io ho detto, ridendo, ma se non ci fosse il professor Kerber in Germania se lo sarebbero dovuti inventare, perché tutte queste pronunce della corte tedesca costituiscono un meraviglioso strumento di trattativa al tavolo. Perché, sapete, se io ho una sentenza, io sono il governo tedesco e ho una sentenza della corte che mi vincola, io mi siedo lì e dico, scusate, dovete essere voi che mi venite incontro, perché io ho le mani legate dalla mia Corte Costituzionale. Quindi non ci fosse stato il professor Kerber, qualcuno se lo sarebbe dovuto inventare, perché serve molto. Dopodiché è chiaro che questo è stato uno scossone. È uno scossone e è uno scossone inaspettato. Inaspettato dalla maggior parte dei commentatori. Voi capite bene che se riflettete sul caso Taricco, sul discorso sulla pluralità di ordinamenti giuridici presidiati da singole corti di chiusura, senza una corte suprema federale che dirima i conflitti di giurisdizione, ragionate sulla legge di Murphy, se qualcosa può andare storto state sicuri che prima o poi ci va, e stavolta siamo andati vicini, beh capite che c'è poco da stupirsi. C'è molto da preoccuparsi, questo sì, perché... che l'architettura istituzionale europea sia orrendamente disfunzionale, mi pare che nessuno lo possa mettere seriamente in dubbio. Ma di questo non c'è tanto da essere contenti, sapete? Perché il rischio che io vedo, sono anche piuttosto preoccupato, è che qua venga giù tutto di colpo, per caso. O per interesse o per caso. È una situazione di incredibile fragilità. Il rischio è che quando, io ho già detto in altre occasioni, ma guardate che questa architettura, se non vogliamo dire che è un castello di carte molto fragile, nobilitiamolo, diciamo che è un castello di una cattedrale di cristallo, ecco, è di una fragilità incredibile, basta un minimo errore, basta un minimo scarto e viene giù tutto in maniera incontrollata, e questo non converrebbe a nessuno. Mi fermo qua. Perfetto, grazie molto professore. Vedremo come tornare più tardi magari su alcuni temi che ha detto, se ci sono anche domande fra coloro che ci seguono. Adesso farei intervenire il terzo interventore, Giuseppe Liturri, chiedendogli di commentare un paio di cose. È stato reso noto che Emma Bonino ad Agorà ha detto: presenterò una risoluzione sul MES, tempo di decidere è adesso. Luogo congruo è il Parlamento, finito il tempo di cincischiare, fra l'altro usando questo verbo, come dire, non proprio gradevolissimo dal punto di vista delle legittime rallentamenti temporali che è un dibattito democratico, insomma, cincischiare. Vabbè, comunque, a parte questo, ti chiederei di metterlo insieme con un altro intervento di qualche tempo fa, di qualche giorno fa, di Stefano Folli su Repubblica, che scrive: aderire al MES significa entrare in un percorso ben definito, ancorando l'Italia a criteri precisi per la gestione futura del debito. Alla luce del dibattito parlamentare tu hai seguito, secondo me stiamo andando in quella direzione? Prego. Grazie Matteo. Hai centrato perfettamente il tema.
cioè la eventuale richiesta di adesione al MES, quindi di erogazione di quei prestiti, si sta giocando su un terreno del tutto incongruente, del tutto inesistente, che è quello della convenienza economica. Viceversa, è un tema che si deve giocare tutto sul tema della convenienza politica. Perché, e qui parla l'uomo d'azienda, l'uomo di finanza, sul tema della convenienza economica potremmo far rispondere a un ragazzo al primo anno di un corso di finanza aziendale e la risposta sarebbe piuttosto rapida e piuttosto secca a favore della non convenienza del MES. Che ne dicono poi tutti quelli che si sono esercitati a spiegarci la convenienza del MES dal punto di vista economico-finanziario. In modo invece molto più trasparente, molto più chiaro, ecco perché apprezzo l'iniziativa della senatrice Bonino, la questione va posta sotto il profilo della convenienza politica. E quindi, è nell'interesse di questo paese prendere un finanziamento, ricevere un finanziamento e contemporaneamente, e proprio in virtù di quell'erogazione, sottostare a delle regole ancora più stringenti rispetto a quelle già poste dal TUPAC e dal semestre europeo e dal patto di stabilità? Questo è il grande tema politico. E la risposta a questo tema, secondo me, è una risposta, come dire, da fornire tutta in linea politica, cioè da soppesare questo pacchetto di regole, questo pacchetto di condizioni e, come dire, confrontarlo con la relativa libertà di cui godiamo ora, godiamo dal 2011, che abbiamo goduto dal 2011 al 2018-19. Hanno sempre voluto ingabbiarci nelle regole del TUPAC e nelle regole del patto di stabilità, non ci sono mai riuscite. Io più volte ho sottolineato lo sterile esercizio del semestre europeo, che parte a novembre e termina a luglio di ogni anno con le famose raccomandazioni adottate dal Consiglio, che si riunisce in genere tra giugno e luglio. È uno sterile esercizio che contiene tutto quello che dovremmo fare, tutte quelle che le prescrizioni di politica economica ritenute valide dalla Commissione europea ci chiederebbero di fare e che non vengono regolarmente attuate, anzi, nella parte in cui vengono attuate, rivelano la loro totale fallacia, la loro totale inefficacia, la loro totale dannosità. Allora, l'obiettivo del MES è esattamente questo, quello di portarci, ma non lo dico io, c'è stato un, l'ho citata spesso, il professor Giampaolo Galli a fine 2019, quando c'era ancora forte il dibattito sulla modifica del trattato del MES, il professor Giampaolo Galli lo disse in modo molto chiaro, non può essere tacciato di euroscetticismo, no? Disse, signori, il MES è uno strumento di coercizione rispetto a certe prescrizioni di politica economica che sono regolarmente eluse. Quindi non ci nascondiamo dietro il dito del calcolo dei tassi di interesse, che per me, che mi occupo di finanza da 25 anni, è una cosa abbastanza banale e anche imbarazzante da parte di chi ha poi utilizzato questo strumento. Ora, ripeto, la scelta è da questo punto di vista, quindi ben venga l'iniziativa della Bonino per metterci davanti una chiara responsabilità. E guardate che il MES è solo uno degli strumenti al ventaglio, no? Una delle frecce all'arco, perché col Recovery Fund funzionerà alla stessa maniera, col SURE funzionerà alla stessa maniera, ne scriverò proprio domani sulla Verità, perché l'architettura, a me è piaciuto molto il termine usato dal professor Mangia, l'architettura è quella, quindi noi esperti di finanza, noi economisti, possiamo solo raccogliere cocci, raccogliere macerie, se a monte
la costruzione è fatta in quel modo disfunzionale, cosa volete che partorisca? Miracoli? Nulla, partorirà degli sgorbi che poi siamo costretti a trattare e a inventarci soluzioni le più strane possibili. Cioè, quella madre purtroppo genera quei problemi. E vado a un altro aspetto, quello del MES come merce di scambio. Qui magari mi avventuro più in una ipotesi di scenario, e cioè la BCE, che ne dica Karlsruhe, che ne dica la Corte di Giustizia, sta da marzo comprando a piene mani, sta comprando in aperta violazione di tutti i paletti fissati, sia con la sentenza su OMT e sia con la sentenza sul quantitative easing, perché le due sentenze si somigliano molto, perché stabiliscono che certe cose si possono fare entro certi limiti. Anche la Corte di Giustizia del 2018, quando ha deciso sul QE, ha detto che entro certi limiti. Anche Karlsruhe il 5 maggio ha detto, pur ritenendo legittimo, ha scritto la parte che più a me è piaciuta di quella sentenza, è stata quella in cui elencava tutti i limiti. Signori, non ce n'è uno di quei limiti che oggi viene rispettato da BCE. Allora, siccome questo dai tedeschi viene ritenuto un pasto gratis, famoso pasto gratis, e viene ritenuto una fonte, un incentivo di azzardo morale, no? Quindi i paesi sanno che BCE compra tutto il loro fabbisogno netto di titoli di Stato e quindi si genera azzardo morale. Allora, nella mia, quindi, modesta visione, probabilmente inserisco il MES come merce di scambio. Ci dicono che è opportuno che l'Italia aderisca a qualche sistema che metta sotto più forte controllo il nostro comportamento di politica economica, le nostre decisioni di politica economica, affinché sia reso potabile, ecco, scuso questo brutto termine, comunque diciamo accettabile dall'opinione pubblica e dalla corte tedesca, un comportamento della BCE che sta forzando tutti i limiti. Allora, io vedo questa merce di scambio, e se non accadrà col MES, è il mio modestissimo parere, molto probabile che accada col MES, cioè che ci sia questa, tra virgolette, libra di carne portata in omaggio alla opinione pubblica tedesca affinché accettino il comportamento della BCE. Guardate, accadrà col Recovery Fund, anzi, in maniera ancora molto più invasiva, perché quello che promettono di scrivere nel recovery fund è ancora più pesante. Allora, in termini di prospettiva, noi ci ritroviamo in una situazione simile a quella probabilmente del 92, quando è stata, diciamo, fondata l'Unione Europea, o anche a quella del 2011-2012, quando si è cercato di correggere questa architettura disfunzionale inserendo poi tutto il 2-pack, 6-pack e patto di stabilità, no? Cercando EMS, tra l'altro. Allora, e ancora una volta, non saremo noi, a mio modestissimo parere, a dettare le regole circa le soluzioni, ancorché di breve periodo, che saranno adottate. Cioè, siamo in un altro tornante della storia. Questo è un altro tornante della storia. E secondo me il pallino è in mano alla corte tedesca e all'opinione pubblica tedesca, alla politica tedesca, perché dovrà accettare. E la Lagarde lunedì ha fatto un discorso importantissimo al Parlamento europeo. Io l'ho letto e riletto più volte. E io ho definito un passaggio come la testa di cavallo messa nel letto dell'opinione pubblica tedesca. Quando la Lagarde ha detto: tedeschi, volete il mercato unico? Volete i vantaggi che state portando a casa? Bene, ingoiate un boccone amaro e lasciate fare alla BCE un po' di lavoro di banca centrale. Certo, in tutto questo i tedeschi cercheranno di alzare il più possibile il costo per noi, no? E come dire, anche il costo per loro di vederci beneficiati da questi acquisti.
però probabilmente i tedeschi dovrebbero stare al gioco, dovrebbero accettare il contemperamento di questi benefici e di questi costi e decidere che alla fine conviene stare al gioco e non buttare tutto per aria, perché buttare tutto per aria significherebbe il 5 agosto portare fuori la Bundesbank dagli acquisti, dal programma di acquisti. E quello è terreno inesplorato. E quindi vorranno i tedeschi avventurarsi nel nulla oppure accettare sostanzialmente che la BCE continui a fare quello che sta facendo e che l'Italia sia posta sotto poi alcune condizioni portate o dal MES, da Recovery Fund o da Pippo, da Ugo, ho detto chiamatelo come volete, chiamatelo Ugo, perché, però sarà comunque portatore di quel tipo di disciplina per il nostro paese. Ma a mio modesto parere, probabilmente i tedeschi non getteranno via tutto, no? Si porteranno a casa quello che è stato il grande vantaggio degli ultimi 20 anni, mercato comune, valuta comune, sono due cose diverse, sottolineo, e molto importanti, tutte e due, e lasceranno che l'Italia sia messa al guinzaglio più o meno lungo, più o meno corto, a seconda di quello che accadrà in questi mesi. Ecco, questo è il quadro che mi pare di poter disegnare. Ho capito. Grazie Giuseppe, mi sembra una ricostruzione abbastanza efficace, dato che con quest'ultimo intervento siamo andati in altri lande inesplorate. Vedevo che quando tu citavi il Recovery Fund la dottoressa Ondiemi annuiva, io le suggerirei di concentrarsi su questo punto, anche riguardo alla metafora shakespeariana, no? La libbre di carne del mercante di Venezia. Su questo approccio, se vuole, del suo libro, io ricordo uno degli aspetti più interessanti è che lei faceva notare come l'Unione stava creando degli strumenti estranei al diritto europeo. Il MES non è parte dell'Unione Europea, il Fiscal Compact non è parte dell'Unione Europea. Ecco, parlando di questi nuovi enti, queste nuove strutture che stanno approntando, sarà la stessa cosa, più o meno la stessa logica, oppure dobbiamo aspettarci qualcosa d'altro? Prego, Lidia. Un po' più rispetto al MES nell'ambito dell'ordinamento europeo, perché verrebbe gestito dalla Commissione europea così come i fondi prima del MES e sarebbe finanziato con i fondi del bilancio dell'UE, ma la logica politica del suo utilizzo non cambia, cioè gli stati possono richiedere e accedere a questi fondi sottostando alla famosa condizionalità, cioè un commissariamento che poi di fatto, così come appunto dimostra la Grecia, a tempo indeterminato. Io ho letto, per dirvi appunto, ho cercato di andare proprio a fondo alla questione, ho letto tutti i protocolli d'intesa che sono stati siglati in Spagna, in Portogallo, in Grecia, a Cipro. Se li leggiamo ci rendiamo conto che noi non stiamo parlando né del semestre europeo né tantomeno di raccomandazioni e consigli, ma si tratta di delegare in tutto e per tutto il governo di un paese, l'agenda politica, dunque il governo di un paese, all'Europa. Ci sono dei passaggi, soprattutto per esempio un focus al diritto del lavoro, ci sono dei passaggi che obiettivamente fanno venire i brividi, addirittura ci sono dei protocolli d'intesa, se non sbaglio quello siglato a Cipro o in Grecia, all'interno del quale si stabiliva anche quali fossero gli orari di lavoro dei dipendenti pubblici, quanta parte di dipendenti pubblici, di posti pubblici tagliare, razionalizzare, come intervenire nell'ambito della fiscalità, come intervenire nell'ambito della sanità. Quindi è un vero e proprio governo dettagliato, e il funzionamento dell'erogazione del finanziamento ci spiega appunto che poi alla fine l'obiettivo è quello, perché il prestito viene erogato a rate e ogni rata, l'erogazione della rata successiva è subordinata all'approvazione di quelle leggi, di quelle riforme che vengono richieste dalla Troica. Per esempio in Grecia nel 2013 la Troica, quindi diciamo la versione precedente del MES, inviò i suoi rappresentanti che avevano verificato che in realtà in Grecia dovevano approvare qualcosa come 300 riforme, ne hanno approvato soltanto 60, e dunque loro sono tornati indietro, hanno detto noi non vi diamo un altro euro se non fate queste riforme. Quindi poi qui penso che è un ruolo importante dei costituzionalisti. Io mi chiedo che tipo di Europa si può costruire rispetto comunque a degli stati che
hanno una costituzione e mantengono la loro indipendenza, se i presupposti sono questi. Poi, riguardo appunto alla questione della governance alternativa, io ho provato in una pubblicazione recente, che ho fatto in una rivista giuridica, a ribaltare un po' anche quella che è la prospettiva di analisi nel rapporto tra la Banca Centrale Europea e il MES, perché se è vero che la Corte di Giustizia Europea ha dato dei limiti che poi alla fine sono più teorici che pratici, perché poi il ragionamento di base della Corte di Giustizia qual è? Attenzione, allora, la politica monetaria spetta alla BCE, sappiamo che l'obiettivo è la politica monetaria, ovvero la stabilità dei prezzi, gli strumenti sono bene o male liberi con dei paletti che poi di fatto ha messo solo la Corte. Dall'altra parte, però, ha specificato la Corte, attenzione, che è ovvio che chi fa politica monetaria e deve occuparsi della stabilità dei prezzi può influire sulla politica economica. Dall'altro lato, come appunto bene spiegato il professore Mangia, è stato fatto in modo così disordinato ed improvvisata la modifica di questo articolo 136, cioè è stata introdotta la stabilità finanziaria della zona euro, che la Corte di Giustizia Europea ha detto siccome, cioè è come mettere delle pezze a vari buchi, cioè siccome la politica monetaria aspetta la BCE, il MES può fare politica economica, ma di fatto se andiamo a guardare gli strumenti di intervento del MES, cioè se la BCE può intervenire in caso di crisi dello spread, quando è che dovrebbe intervenire il MES? Si dice, ma non è scritto da nessuna parte, nel caso in cui lo Stato ha difficoltà a reperire risorse nei mercati, ma se interviene la BCE difficilmente uno Stato ha difficoltà a reperire fondi, finanziamenti nei mercati. Dunque la differenza poi, per quanto la Corte si sia impegnata a cercare di tenere in piedi questo doppio sistema di governance, è secondo me, dal mio punto di vista, impraticabile, al punto che se noi poniamo dei paletti alla Banca Centrale Europea e lasciamo campo libero al MES di poter intervenire in caso di crisi, significa far traslare poi di fatto, ma questo ce lo potranno dimostrare soltanto le future crisi, parte del potere della politica monetaria dalla BCE al MES. Allora in questo caso sarebbe messa a violare i trattati fondamentali. Tra l'altro, e questo secondo me è un passaggio politico fondamentale, quando si è parlato appunto, il giornalista Giuseppe Iturri ha citato la riforma del MES, quando si è discusso della riforma del MES, è stato chiesto un parere direttamente a Mario Draghi, quando ancora era presidente della Banca Centrale Europea, il quale con una bella letterina ha detto attenzione a non chiamarlo Fondo Monetario Europeo, perché non so se ricordate, volevano cambiare anche il nome al MES, chiamarlo Fondo Monetario Europeo, perché il MES non può fare la politica monetaria che aspetta la BCE. Dunque siamo di nuovo in quel famosissimo scontro che abbiamo appunto capito attraverso le sentenze. Ed in effetti poi successivamente non si è più discusso di chiamare il MES Fondo Monetario Europeo, perché Draghi ha spiegato appunto la differenza anche col Fondo Monetario Internazionale. Quindi oggi la partita ancora aperta è che se non si mettono dall'altra parte dei paletti alla possibilità di intervento nei mercati in caso di crisi del MES, rischiamo il problema contrario, cioè di avere una governance praticamente completamente al di fuori dell'UE, in cui è il MES che può e potrebbe assumere delle funzioni, potendo acquistare sia sul mercato secondario che sul mercato primario rispetto alla BCE. Dunque la soluzione dei tedeschi è una soluzione che poi porterebbe ad altre violazioni dei trattati. Quindi dal mio punto di vista questa governance, come ha detto il professore benissimo appunto spiegandoci bene i vari passaggi, che non è certamente il primo caso questo partendo dall'OMT, ma abbiamo appunto la posizione della Corte tedesca, perché, come dice giustamente il professore, attenzione che noi abbiamo improvvisato le regole fondamentalmente, quindi non c'è coerenza, prima o poi, al primo problema politico che è la crisi, perché i trattati fondamentali dell'Unione Europea sono basati sul paradigma della crescita, mentre la crisi veniva vista come un evento eccezionale. Nel momento in cui è subentrata una grande crisi, hanno cercato, soprattutto i paesi più forti, di creare un sistema di regole a proprio vantaggio, perché il MES è un sistema di regole a vantaggio dei paesi più forti. Basti solo pensare al meccanismo di voto e alla distribuzione delle quote. Quindi questo è un po', secondo me, il motivo per cui comunque arriveremo a quel famoso momento che nessuno di noi vuole, in cui in modo assolutamente imprevisto ed improvvisato si gestirà appunto una deflagrazione quantomeno della zona euro. Perché io nel 2015 sono stata al Parlamento Europeo, invitata a un convegno, c'erano parlamentari di diversi partiti,
rappresentanti a livello europeo, io vi assicuro che nessuno ha un piano B. Che noi siamo arrivati ad oggi, non c'è un piano B, quindi siamo nelle mani, quello che succede, insomma, non lo so se qualcuno, professore, questo ce lo dica anche lei o anche tu, Giuseppe, se ce lo vuoi dire. Io ho cercato di capire, ma secondo me non c'è nessuno, forse solo Mario Draghi, ad avere in mente quantomeno un modello di piano B. Chiudo. Ecco, inviterei il professore, se vuole rispondere a questa domanda, portagli direttamente la dottoressa Ondiemi, oppure se, come preferisce, rispondere alla frase che, con la quale finisce l'introduzione al testo che ho prima citato, e cioè: com'è possibile che stati sovrani si soggettino al diritto fallimentare per regolare i rapporti reciproci? Sarà così anche per le nuove iniziative a livello europeo? Prego, professore. Beh, questo è evidente, perché questo è il modello che viene praticato, ma mica solo in Europa, mica solo in Europa dal 1992, cioè questa qui è una tendenza generale che è in corso da fine anni 70, primi anni 80, ovvero sia la progressiva uniformazione, assimilazione dello Stato a un'azienda. Ma guardate, perché dicevo architettura prima? Perché non mi piace usare governance. E governance è un concetto da aziendalista, da economista. Governance viene da corporate governance, cioè è roba di gruppi di imprese e di società finanziarie. È chiaro che se io applico una logica aziendale ai rapporti intergovernativi, creo tutta una serie di cortocircuiti che alla fine presentano il conto. E quindi non dubbio, d'altronde tutto l'impianto del 1992 di Maastricht è costruito sulla logica del dare avere e su una logica finanziaria. Vorrei fare una considerazione in più, è sostanzialmente corretto quello che ci diceva la dottoressa Undiemi, ma vedete, io sentivo questo, ma è tanto che ci penso, vorrei sviluppare una cosa che provavo a dire prima, ma guardate che sono 10 anni, ce l'ho detto ieri pure, ripeto, Giulio Tremonti sul giornale, guardate che sono 10 anni che l'architettura europea funziona prescindendo dai trattati. La stragrande maggioranza, guardate che il MES è fuori dai trattati, ce l'hanno appiccicato con quel 136 terzo comma, l'OMT è fuori dai trattati, il quantitative easing è fuori dai trattati, sono tutte una serie di escamotage, di trovate che sono state progressivamente sviluppate, ma lasciatemelo dire, da quel genio, da quel funambolo che è Mario Draghi, nel bene e nel male, può piacere o non può piacere, ma se l'Europa è andata avanti con tutte queste trovatine, solo che alla fine le trovatine hanno dei limiti. Guardate, in Veneto, io non sono veneto, ma c'è una formula bellissima dove si dice: el tacón le pes del bus, il rammendo è peggio del buco. E l'Unione Europea, il MES è un rammendo, l'OMT è un rammendo, anzi il rapporto fra MES e OMT è un rapporto a scalare, perché ricordiamo benissimo quello che era uscito. Poi ecco, dicevo prima, cos'è l'OMT? Ma voi l'avrete visto sicuramente, ma l'OMT, è quella cosa che si chiama OMT, gira sui giornali, attiviamo l'OMT. Ma del fatto che la banca centrale, lo dicevate voi prima, l'OMT lo sta già facendo di fatto da un pezzo, perché sta facendo, in questo momento la Banca d'Italia sta facendo quello che avrebbe fatto prima del divorzio del 1981, solo che lo fa su mandato BCE. Riflettiamo su questa circostanza, è quello che ci diceva il dottor Lituri, da marzo ha aumentato, ma sono anni che va avanti. E la cosa divertente è che quando la banca centrale vuole smettere di intervenire sul mercato secondario, va tutto in altalena. Adesso non so se ricordate quei 3-4 giorni del quasi mandato Cottarelli nel 2018 a fine. Lì era partita l'ira di Dio sullo spread che andava su, andava giù, nessuno capiva. Perché? Ma è evidente che lì basta che qualcuno smetta di calmierare e intervenire sul mercato e la disfunzionalità del sistema si mostra interamente per quello che è.
cosa volevo dire? Ma volevo dire che è dal 2010 che la stragrande maggioranza di ciò che si fa a livello di architettura europea è al di fuori dei trattati. Ma è lo stesso problema dei decreti legge, sapete? Queste cose qua le hanno fatte tutte sulla base dell'emergenza del 2010-2011. Anticipo qualcosa, anticipo un provvedimento che non potrei fare sulla base di quella che è la distribuzione costituzionale delle competenze, dopodiché, perché non posso farne a meno, altrimenti viene giù tutto, nasce così il decreto legge, il terremoto di Messina, il governo fa quello che dovrebbe fare il Parlamento, ma il Parlamento non ha il tempo per farlo, lo fa il governo, sennò chissà cosa succede, dopodiché si attende un momento di restaurazione della normalità e della regolarità. È il discorso che ci faceva il dottor Liturri prima, sul MES. Guardate che qua è tutto fuori, al di fuori dei trattati. C'è una specie di controcostituzione economica europea che viene praticata, a prescindere da ciò che sta scritto nei trattati. Bisogna ritornare alla normalità, altrimenti partono guai in Germania, in Olanda, in tutti gli altri paesi che ritengono di subvenzionare indirettamente, e probabilmente lo fanno anche, non diamogli degli egoisti, semplicemente dicono il patto del 92 era questa roba, mettendo in atto politiche monetarie al di fuori dei trattati. Non lo dicono in questi termini brutali, lo dicono in termini, si nascondono dietro gli elettorati conservatori, ma questo è il discorso che ti fanno. Siamo al di fuori della normalità, attendono il momento della legge di conversione, il momento della conversione del decreto legge in legge. E come si realizza questo momento, questa restituzione alla normalità? Beh, attraverso il commissariamento, brutta formula, la uso per essere brutalmente esplicito, il commissariamento dei paesi che dovrebbero ricevere qualche vantaggio sulla carta dal MES. Quindi il MES, ha ragione quello che diceva, non è un fatto economico, si viene da ridere, anche perché, guardate, ma se andate a prendere le interviste di Regling e di qualche altro funzionario del MES di 5-6 settimane fa, ma il prezzo era più alto. Adesso siamo addirittura a tassi negativi, ma se aspettiamo ancora un mese, praticamente ci fanno uno sconto del 10% per prendere il MES. Cioè, sono veramente, si sono ridotti ad essere dei piazzisti di se stessi, questi del MES. Ma abbassano il prezzo. Infatti, scherzando con qualche amico, dicevo, ma se vanno avanti così ci offrono anche un set di pentole a persona pur di prendere il MES. Ma perché? Ma perché interessa il regolamento 472, che è il regolamento di attuazione del trattato. Cosa ci dice il 472? Ti dice, tu ti prendi il MES, qualunque sia la linea di credito che andiamo ad attivare, sono descritte dal 14 al 19 del trattato, beh, prima vai in sorveglianza rafforzata e poi vai in aggiustamento macro. Poi qualcuno ti viene a dire, ah, ma in Spagna non è grazie, in Spagna si era nel 2012, avete idea voi la differenza tra la situazione economica spagnola del 2012 e quella italiana, spagnola, del resto d'Europa del 2020? Auguri, è chiaro come il sole che si finisce in aggiustamento macro. E in quel momento succede che il bilancio, le politiche di bilancio italiane vengono gestite dall'esterno attraverso le forme che sono già state descritte prima dalla dottoressa Undievi. Una considerazione in più, prima dicevo la Germania, ma guardate che la Germania è una cosa molto più sfrangiata, è una poliarchia. Quando dico Germania, io devo mettere assieme i problemi della Merkel e del suo governo, i problemi della Merkel con quelli della sua coalizione. Prima cosa, il Bundestag, le associazioni di categoria, pensate un po' l'associazione industriale tedesca, il sistema bancario e finanziario tedesco con i problemini che ha, da Deutsche Commerce, dalle banche locali, Sparkassen e Landesbanken, che sono altro che i debiti pubblico italiano. Il vero problema d'Europa del debito sta in Germania, e diciamolo tutto una volta tanto. Loro hanno dei bilanci pubblici meravigliosi, anche perché hanno delle regole contabili molto ben architettate. Teniamo fuori KfW, cioè la cassa deposito prestiti dal bilancio, mettici dentro 600 miliardi di debito della cassa deposito prestiti tedesca e vedete che non sono neanche più tanto virtuosi loro sul bilancio,
sul sistema del debito privato in Germania è un buco nero di cui tutti sono terrorizzati, e siccome sono terrorizzati se ne guardano bene dal parlarne, perché è bene parlare di bilanci pubblici. Ma facciamo lo stesso discorso anche con riferimento all'architettura. Ma è chiaro che c'è una competizione fortissima tra BCE, perché il vero vertice in questa situazione di caos disfunzionale che esce da Maastricht e Lisbona, il vero vertice d'Europa si è dimostrato essere la BCE, che è l'istituzione europea che funziona, è l'unica. E se funziona è perché va al di fuori del trattato. Ma perché ragiona così? Ma per forza, ma perché in BCE, il problema della BCE non è la Commissione, il problema della BCE è quello di rapportarsi con la Federal Reserve negli Stati Uniti, con la Bank of England e con la Bank of Japan, cioè con le banche serie, le banche centrali vere, al di fuori della Bank of China. Cioè i loro interlocutori sono quelli, lavorano gomito a gomito e si coordinano con quelli. La Commissione, il Consiglio, eccetera, eccetera. Ma questi non hanno mica una sensibilità politica e neanche giuridica, questi sono economisti, gente di finanza, che ha fatto economia finanziaria e basta, ragionano esclusivamente in quei termini lì, non le capiscono le cose. Beh, è chiaro che a un certo punto c'è una competizione evidente tra BCE da una parte e Commissione e Consiglio dall'altra. Nello stesso modo c'è una competizione tra BCE e MES, perché ha perfettamente ragione la dottoressa a dire: guardate che se parte il MES, alla fine a decidere, certo, il regolamento 472 ti parla di MES che deve coordinare, il direttore generale del MES che deve coordinarsi con la Commissione, gli aggiustamenti macro sono votati a maggioranza dalla Commissione, deve coordinarsi con il Banca Centrale Europea, Fondo Monetario, ma voi credete che vadano così d'amore e d'accordo quelli lì? Ma è chiaro che nel momento, non è un fatto politico, semplicemente sono economisti che non vanno d'accordo fra di loro, come è giusto che non vadano d'accordo gli economisti, non vanno d'accordo i giuristi, ci devono andare gli economisti, ma per carità. Quindi c'è una competizione in questo caos istituzionale che ci è consegnato dai trattati, c'è una competizione, ma anche fortissima, tra istituzioni europee. Mica solo fra, come se l'Europa fosse un monolite. Arrivederci, i monoliti mica esistono. Ma c'è di peggio, ma anche già dentro la Commissione, ma ve ne racconto una che è divertentissima. C'è direzione affari finanziari della Commissione, c'è un istituto chiamato European Fiscal Board, che dovrebbe essere un organismo tecnico indipendente che dovrebbe valutare i comportamenti della Commissione, della Direzione Generale, che vengono ritenuti oggi ormai eccessivamente politici. E c'è una contesa tutta burocratica tra questo European Fiscal Board e la Direzione Affari Finanziari della Commissione. Avete idea di che cosa sia? Altro che le beghe ministeriali nostre. Perché in fin dei conti l'Unione Europea e la Commissione è un gigantesco ministero, ed è un ministero fatto di gente che parla una quantità enorme di lingue e per capirsi a vicenda, con culture diverse, esigenze diverse, tradizioni diverse, e per capirsi parla la lingua dell'unico paese che se n'è andato. Vi rendete conto qual è la situazione e perché c'è da essere preoccupati? Noi gli si attribuisce una grande e meravigliosa razionalità, partendo dal punto che, dal presupposto che i nostri a Roma sono lì, poveretti, a giocare con gli stati generali, mentre invece dalle altre parti si ragiona ad alto livello. Ma guardate, l'impressione che ho io, e credo che non sia solo un'impressione, è che anche a Bruxelles, a Francoforte, a Berlino, stiano calciando avanti il barattolo e non sanno che pesci pigliare. Perché tutto il continente, ma d'altronde tutto il continente dal 2010 è in una situazione di enorme difficoltà istituzionale. E non è un caso se anche in questi anni di vacche apparentemente, non dico grasse, ma vacche in forma e non troppo magre, perché la borsa è cresciuta, il tappo alla crescita mondiale è stato proprio l'Europa ed è stata l'Eurozona. Chiediamoci perché.
Grazie professore, anche per la grande plasticità della sua esposizione che ci aiuta a affrontare questi problemi molto complessi. Io ti chiederei a questo punto a Giuseppe Liturri se può commentare questa dialettica che è emersa più volte nell'esposizione del professore fra normalità e eccezionalità. È stato scritto che noi viviamo un'Europa d'eccezione. Questa eccezione, secondo te, come si declinerà nei tempi che ci stanno davanti? Cioè, cosa ci aspetta il futuro per quello che si può ragionevolmente presumere e ragionevolmente ipotizzare? I stimoli sono tantissimi, potremmo stare qui a riprendere numerosi punti introdotti sia dal professore che da Lidia Ndiemi, davvero tanti spunti notevoli. Cosa ci aspetta? Faccio il, non lo stratega, ma faccio il tattico, faccio un uomo di finanza, quindi senza considerazioni politiche. Fino a quando la BCE comprerà e rinnoverà i titoli giunti a scadenza, il regime sarà questo limbo che stiamo vivendo. Cioè, sarà possibile tenere gli spread relativamente sotto controllo, sarà possibile probabilmente avere una politica di bilancio che eviti gli errori che sono stati fatti dal 2012 al 2018, cioè quello di continuare a inanellare avanzi primari che ci hanno solo compresso la crescita. Allora io vedo questo equilibrio precario che non sta scritto da nessuna parte, non è scritto in nessun trattato, anzi hanno ragione i paesi del blocco nordico quando avanzano certe rivendicazioni, cioè i veri custodi dei trattati sono loro, siamo noi che vogliamo costringere i trattati a una torsione inventata per conseguire certi obiettivi che nei trattati non sono scritti, anzi sono completamente diversi. Sottolineo un aspetto: l'ultima decisione della BCE del 5 giugno, che ha ampliato il programma di acquisti straordinario del PEPP, portandolo aumentandolo di ancora altri 600 miliardi, quindi portandolo a complessivi 1.350 miliardi, è stato sottolineato come un evento importante. Ma l'evento importante non è tanto l'aumento del programma, è quanto la promessa di rinnovare gli acquisti a scadenza. È quella la chiave di volta, che tra l'altro è in grande violazione dei paletti posti nelle due sentenze, sia quella su MT che quella sul quantitative easing. Quando la BCE rinnova scadenza, impedisce di fatto che siano riversati sui mercati quantità di debito pubblico che farebbero impazzire tutti, farebbero schizzare gli spread e farebbero, manderebbero i prezzi verso veramente livelli non più conosciuti. Allora, già nel precedente programma è previsto il rinnovo degli acquisti. Il nuovo programma continuerà a rinnovare i titoli a scadenza, quindi ci ritroviamo di fronte a una situazione di equilibrio precario, però è un equilibrio che potrebbe reggere, perché ripeto, nel mondo della finanza nessuno specula contro la BCE. E sottolineo un aspetto: ho guardato la serie storica degli acquisti BCE dal marzo 2015 ad oggi e ho verificato mese per mese, perdonatemi, ma sono piccoli, diciamo, il feticismo di chi si occupa di finanza, ma sono piccole curiosità però. E ho guardato in quali mesi BCE ha violato al ribasso la capital key, no? Quindi da marzo 2015, tutti i mesi, nella gran parte dei mesi, BCE ha acquistato titoli italiani in modo più che proporzionale rispetto alla capital key, il famoso 17% circa che ci spetterebbe. Sapete, in soli 5 mesi, su 5 anni, la BCE ha acquistato in modo men che proporzionale.
Sapete quali sono? Maggio 2018, ottobre 2018, novembre 2018. Vi devo ricordare maggio 2018 cos'è accaduto? L'ha detto il professore prima. Vi devo ricordare ottobre-novembre 2018, il famoso 2,04% con cui ci impiccarono per 40 giorni in una discussione senza alcun senso economico-finanziario? Quindi, attenzione, questo equilibrio precario su cui pare che siamo incanalati è un equilibrio che la BCE ci mette un attimo a ribaltare, un attimo. Gli basta ora hanno promesso di rinnovare gli acquisti, hanno promesso di continuare a fare acquisti netti fino a giugno 2021. Dopodiché rinnoveranno gli acquisti fino a dicembre 2022. Ma anche nel 2022, quando appunto non ci saranno più acquisti netti, sarà sufficiente deviare di qualche decimo di punto per scatenare immediatamente alla mattina sui terminali chiamiamolo il panico. Però io sento chi poi sta tutti i giorni davanti ai terminali, chi fa trading tutti i giorni, sento raccontarmi una legge molto chiara. Cioè, quando al mattino loro accendono i terminali e guardano che BCE e vedono che BCE è compratrice, la partita è chiusa, la giornata è definita. Quel 29 maggio 2018 io ero casualmente in una sala trading e operatori con 10-20 anni di esperienza erano veramente senza parole di fronte alla assenza della BCE dal book degli acquisti. Cioè, stamattina BCE non c'è. Allora, sottolineo, ripeto, la precarietà di questo equilibrio. E sottolineo anche un altro aspetto che prima è stato ripreso, però ci voglio ritornare un attimo. La condizione pesante imposta dal MES non è tanto quella della sorveglianza rafforzata, che il professore mi insegna non è sufficiente, diciamo, non sono sufficienti due paginette di Dombrovskis e Gentiloni per cancellare un regolamento del Consiglio o addirittura un trattato, no? Scopro ovviamente l'acqua calda. È un altro aspetto, è il sistema, l'early warning system successivo all'erogazione del prestito. E vi garantisco, perché l'ho letto e l'ho studiato, ma è alla portata di tutti, che negli ultimi documenti sulla pandemic crisis support, quindi sull'ultima linea messa a punto dal MES, l'early warning system con tutti gli strumenti necessari è confermato. Cioè, Regling nelle ultime dichiarazioni ha scritto molto ben chiaro: guardate che l'early warning system e quindi tutte le nostre attività che abbiamo e continuiamo a fare in Grecia, in Portogallo, in Cipro, in Spagna, è confermato. E la Commissione che ha rinunciato, ripeto, altri discuteranno della legittimità di questa rinuncia, e la Commissione che ha rinunciato a fare il lavoro che va dalla decisione di erogare il prestito alla erogazione del prestito. Ma le attività post erogazione fino al completo pagamento di almeno il 75% della sorte capitale, quella attività è tuttora in piedi ed è l'attività molto pesante e molto condizionante. Giustamente diceva anche Lidia in precedenza, diciamo che il semestre europeo è sembra acqua fresca al confronto, no? Il patto di stabilità è acqua fresca rispetto a quello che poi loro fanno. Un altro accenno: il Portogallo, una curiosità, ha stipulato 1993 specifiche condizioni di
adeguamento macroeconomico, ma sono tutte sulla falsariga di quelle illustrate prima. Cioè, manca solo che ti dicano a che ora devi uscire di casa. Poi c'è tutto. Concludo. Io ritengo che la linea dettata dalla BCE, e ripeto, gli interventi in sequenza della Lagarde, del capo economista Philip Lane e tra l'altro del componente tedesco del comitato esecutivo, Isabel Schnabel, hanno parlato negli ultimi 10 giorni in modo molto preciso, ribadendo che il nuovo ordine è quello che loro hanno cominciato il 18 marzo e si andrà avanti senza sine die, senza limiti. E c'è un altro aspetto che hanno sottolineato. Riguardo al tema della proporzionalità, hanno detto, guardate, l'ha detto la Schnabel, credo, molto chiaramente, guardate che la proporzionalità c'è sempre, perché la nostra contropartita è evitare la frammentazione dell'area euro. E quindi, whatever it takes, non ci sono strumenti non proporzionati a questo obiettivo. Tutto si deve fare, perché ove non facessimo questo, salterebbe l'area euro, salterebbe il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, che è il mancato conseguimento del nostro obiettivo. Quindi noi dobbiamo conseguire l'obiettivo e dobbiamo porre in atto tutte quelle azioni che stiamo facendo. Quindi questo è il mio scenario, cioè mio scenario preferito, ecco, lo definisco come mio, nel senso che è quello che si sta imponendo in questi giorni. Durerà? Probabilmente sì. Ma noi italiani non dobbiamo dimenticare una cosa, che stiamo andando a infilare la testa sotto una tagliola che ci mette un secondo a scattare. E ripeto, 29 maggio 2018, docet. Bene, quando ha nominato la tagliola vedevo il professore assentiva, quindi nei minuti che ci restano, se il professore vuole aggiungere un commento a tal riguardo. Ma guardi, l'unico commento è che qua siamo tutti d'accordo ed è persino fastidioso. Questo, ho dovuto invitare qualcuno come contraddittore, perché ci stiamo dando ragione a vicenda ed è un po' imbarazzante, insomma, no? Comunque, in realtà è un piacere ogni tanto conversare con qualcuno che sa di ciò di cui sta parlando, quando si parla di MES e di queste altre cose, che credetemi non è frequentissimo. Il MES è merce rara, ma è merce rara perché cosa volete? È roba da giuristi o da economisti? Chi l'ha studiato? Questo è il problema. La dottoressa Undiemi, infatti, era andato a vedere nel 2012 a Palermo, aveva fatto qualcosa nelle fasi. Io avevo fatto un'intervistina sulla sentenza della Corte sul MES, eccetera, eccetera. Dopodiché, ma guardate che anche negli uffici studi delle principali banche italiane, fino a qualche mese fa, non sapevano un accidente di che cosa fosse il MES. E questo è abbastanza preoccupante, anche perché è una cosa che richiede competenze economiche da un certo punto di vista e giuridiche da altri punti di vista. Ad esempio, io stesso, quando ho letto il trattato la prima volta, avevo capito certe cose, ma me ne erano sfuggite completamente altre. Ho dovuto ricorrere a colleghi, amici di diritto bancario, di diritto privato, di diritto commerciale, di diritto internazionale, per riuscire a comporre un po' la figura. Faccio un'ultima osservazione. Prima parlavo di castelli di carta o di cattedrali di cristallo, ma guardate, c'è un problema, uno nell'utilizzo del MES. Mi è capitato 2 o 3 settimane fa di avere un altro scambio, sempre sul MES, Fondazione Cesifin con Gregorio Gitti, Ginevra Cerrina, Feroni, e c'era anche il dottor Roberto Garofoli. Chi è il dottor Roberto Garofoli? È un presidente di sezione, consigliere di Stato, che è capo gabinetto del Ministero dell'Economia da un pezzo. Ma la cosa imbarazzante è che qua si ragiona tutti, infatti questa è la logica economica, io ero stupito che si ragionasse in quei termini, ma come se si potesse fare tutto quello che si vuole, perché c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione quando si parla di istituzioni dell'Unione Europea.
facciamo sulla base di quel che c'è bisogno di fare, whatever it takes, che ci richiamava prima il dottor Liturri, tanto c'è bisogno, siamo noi a decidere. E se abbiamo qualche problema, abbiamo una giurisdizione domestica che è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, caso Pringle, vedi, sul MES, sul trattato MES, si arrampica sugli specchi pur di salvare tutto ed evitare il solito discorso che venga giù tutto, perché sappiamo che è tutto di una fragilità estrema e sta assieme, se mi lasciate dire, con lo spago. Ecco, ma guardate che è cambiata la situazione. Perché se passa l'idea per cui le singole corti, e la guardate che l'hanno già fatto, la corte tedesca, lo dicevo prima, non era stata la, è solo l'ultima di una serie di corti costituzionali. In Portogallo la corte portoghese è intervenuta pesantissimamente, sapete, sul programma di ristrutturazione delle finanze pubbliche imposto attraverso MES, imposto attraverso altri strumenti e via dicendo. Cosa voglio dire? Guardate, qua come al solito si scrive fare i conti senza l'oste. Trattato MES. Il MES può essere usato per queste finalità. MES sanitario, MES light, come se fosse la Coca Zero o la Coca Light. C'è un problemone, e lo dicevo anche al dottor Garofoli, il quale svicolava dicendo ah no, ma c'è la lettera di Dombrovski, se ma c'è questo, hanno valutato. Guardate che questi hanno costruito il trattato MES sulla base di un principio che discendeva, non potevano violarlo, i soliti articoli 123, 124, 125, divieto di mutualizzazione, divieto di questo, divieto di quello. All'articolo 3 del trattato ti dicono che il MES può intervenire a tre condizioni. Te lo dicono chiarissimamente. A, che sia in pericolo la stabilità della zona euro. B, che non ci sia nessun altro strumento, quindi il MES è un'extrema ratio. C, sotto stretta condizionalità. Siamo sicuri che il MES sanitario, con l'intervento della BCE di cui si parlava prima, ce lo diceva la dottoressa, sia l'extrema ratio a disposizione per evitare la rottura della zona euro? Perché l'articolo 3 lì è chiarissimo, e sono tre principi che condizionano tutto il resto. Poi ti possono anche venire a dire ah, ma noi ci siamo, abbiamo una flessibilità di strumenti, perché l'articolo 19 del trattato non consente di andare al di là delle linee di intervento classiche e via dicendo. Certo, ma mica sei una banca, sai. Tu credi di essere una banca, ma sei una banca la cui attività è funzionalizzata. È un problema culturale enorme. Perché se voi andate a fare il dottor Liturri, probabilmente lo conosce molto meglio di me il sito del MES, perché ho visto che è andato a controllare questo, quello. Infatti è una miniera di cose divertentissime, dagli stipendi al quotidiano del MES, perché questi hanno anche un certo esibizionismo, perché siccome devono vendere un prodotto, hanno anche un proprio esibizionismo degli uffici, dello stile di vita. È un'agenzia, è divertentissimo. E dicevo, ma questi mica si rendono conto che di non essere una banca qualunque, di non essere una finanziaria lussemburghese. Questi ragionano come se fossero il Fondo Monetario Europeo, che è un altro degli equivoci terribili. Che guardate, questi si concepiscono davvero come il Fondo Monetario Europeo. Andarsi a vedere gli statuti del Fondo Monetario, quella roba uscita da Bretton Woods, che è ancora lì, è roba che in Italia è entrata con una legge del 46, e lo statuto del MES, ma l'hanno copiato, soprattutto sulle immunità, che è un capitolo spassosissimo. Ma guardate che c'è una bella differenza tra il Fondo Monetario, tra quello che fa il Fondo Monetario, che è agganciato all'ONU e non è agganciato a nessun paese in particolare, perché è agganciato a tutti, e il Fondo Monetario Europeo, che non è neanche agganciato a tutti i paesi d'Europa, dell'Unione Europea, ma soltanto quelli della zona euro. C'è una differenza di struttura grande come una casa tra Fondo Monetario Internazionale e Fondo Monetario Europeo, ma proprio con riferimento alle finalità. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire una cosa, che c'è il rischio, ma è possibile, sulla base del precedente della Corte tedesca del 2012, c'è il rischio che il trattato MES venga impugnato presso qualunque corte costituzionale europea, sapete?
ma ci vuole niente, stanti determinate condizioni. Perché la Corte Costituzionale tedesca nel 2012 ha detto sì sì, potete ratificarlo sto trattato, però l'articolo 34 che riguarda l'obbligo di segretezza dei ministri dell'economia nei confronti dei rispettivi parlamenti, fate un salto indietro alle beghe che c'erano governo Conte 1 fra Tria e qualche esponente della maggioranza sul fatto il ministro dell'economia ci mente e non ce la racconta giusta, per forza sapeva di avere il 34. O se non lo sapeva lui, lo sapeva di sicuro il suo capo di gabinetto, guardate. E il 34 che lo schermava da qualunque obbligo di comunicazione, perché questi quando sono lì hanno il segreto bancario, eh? Sono ministri e ministri della Repubblica italiana, francese, della Federazione, che vanno lì e hanno il segreto bancario, ovunque tranne che in Germania, perché lì c'è la sentenza della Corte. E poi c'è un altro passaggio che vi invito a tenere in considerazione, e questo non è notissimo, ma è molto divertente pure, e questo sfugge qua in Italia, perché ci dà l'idea dei chiavistelli che sanno mettere intelligentemente in Germania a tutti questi interventi anomali. Ma cosa faccio riferimento? Guardate, la sentenza della Corte tedesca del settembre 2012, quella sul MES, è del 12 settembre. Ci credete che il 13 settembre in Gazzetta Ufficiale in Germania compare la legge che approvata dal Parlamento tedesco che condiziona le erogazioni del MES ad un voto del Parlamento tedesco? Cioè è evidente, se non avete presente, guardate, sito lacostituzione.info, c'è un articolo di Marco Dani e Agustin Menendez che la riportano, e poi mi pare la riporto anch'io in qualche roba sul sussidiario. È spassosissima, perché è chiaro che lì la sentenza della Corte è stata scritta in parallelo con l'approvazione della legge tedesca sul finanziamento del fondo del MES. Quindi quella legge è costituzionalmente vincolata. E il MES non può, secondo l'ordinamento tedesco, stante quella teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici che richiamavo prima, il MES non può sganciare una lira, anzi un euro, senza un voto preventivo di autorizzazione del Bundestag. E quella legge non la puoi cambiare perché è vincolata ed è coperta dalla sentenza della Corte tedesca del giorno prima. Ma ditemi voi se sono furbi loro o siamo fessi noi ad andare in Europa nel modo in cui ci andiamo. E mi fermo qua. Ecco. Grazie mille, professore. A Lidia Undiemi chiederei di concludere se ha qualche commento particolare da aggiungere o se volesse rispondere alla domanda che ci ha fatto uno di coloro che ci seguono, che dice: cosa pensate della proposta del professor Amato di costituire a trattati UE invariati un'agenzia del debito credito che consenta alla BCE di garantire l'acquisto dei titoli di Stato a tempo perpetuo? Prego. Allora, io preferirei rispondere, visto comunque il dibattito, credetemi, io mi occupo da tanti anni di MES, ma questo è il più interessante, finalmente vedo come dice il professore, insomma, sappiamo di cosa stiamo tutti quanti parlando. Vorrei chiudere con due questioni importanti, perché uno riguarda dalla natura delle riforme richieste dal MES, si comprende bene che il problema non è nemmeno, e questo l'ho scritto anche nel ricatto dei mercati, Matteo, non è nemmeno il problema del debito pubblico, perché in realtà aderendo a questi, chiamiamoli fondi, quindi il MES e quelli prima del MES, il debito pubblico è aumentato e tra l'altro, secondo l'Eurostat, viene conteggiato, al contrario di quello che dicono alcuni, proprio nel debito pubblico complessivo. Ma guardando alla natura e al contenuto delle riforme richieste, si vede che siamo nel pieno, devo dirlo, del conflitto di classe, perché modifiche normative che sono state chieste per esempio nell'ambito del diritto del lavoro non c'entrano nulla né con la stabilità finanziaria né col debito pubblico né con l'avanzo primario e nient'altro. Quindi da quella natura si vede come, leggendo quel trattato MES, si dice che possono partecipare ai finanziamenti anche soggetti privati, che possono partecipare in qualità di osservatori alle riunioni, si capisce bene che chi è che sono il grande capitale, mica l'operaio della fabbrica. E dalla natura delle riforme io sostengo che il fine è sempre politico, al di là degli stati
c'è sempre quel concetto che il più forte vuole andare al di là dell'Unione Europea, al di là delle istituzioni nazionali, per poter fare delle riforme che dovrebbero passare dai parlamenti secondo appunto un mandato elettorale. E poi vorrei chiudere sulla questione importante, dice il professore, ma chi si deve occupare del MES e di quello che sta accadendo? Il giurista o l'economista? Io posso dirvi che ho fatto tanta fatica per farmi qualificare, diciamo, come giurista economico e non come economista, perché quando mi mettevano anche negli interventi in TV economista, dicevo, per carità, magari diritto, dottorato in diritto all'economia, dottor ricerca in diritto all'economia, perché quello che io dico non lo dico perché analizzo teorie economiche, sono esperta come Giuseppe di finanza, ma lo dico perché ho imparato a leggere con la mia formazione giuridica i trattati. Quindi la vera sfida oggi, siccome gli economisti hanno avuto comunque questo, Giuseppe lo sa anche, grande spazio nel dibattito dalla crisi ad oggi, forse è il caso di prendere un pezzettino di quello spazio e dedicarlo a giuristi come il professore, perché è chiaro che è, diciamo, un canale di accesso alla, il diritto è il canale di accesso alla verità politica, perché come vedete anche leggendo per esempio tu le citate, io lo volevo commentare ma non c'è stato tempo, l'ultima decisione della BCE, appunto il programma per la crisi pandemica, dal quale si legge chiaramente tra le righe che la BCE dice non solo io continuo in questa linea, ma dice specificatamente devo intervenire per supportare famiglie e imprese, cioè andando contro quelle rivendicazioni che i tedeschi hanno fatto con i ricorsi, tu non ti devi occupare di politica economica ma solo di politica monetaria. È chiaro che imparando a leggere e interpretando il diritto si arriva ad un livello di conoscenza del mondo politico che altrimenti sarebbe inaccessibile. Quindi secondo me è molto molto importante in questa fase l'interdisciplinarietà. Perfetto. Mi sembra che siamo un po' nei nostri tempi, mi sembra, e direi anche che il dottoressa Ndiaye ci ha fatto il più bel complimento che abbiamo sentito, e cioè sul fatto che il dibattito è più interessante. E personalmente sono molto d'accordo con quello che lei diceva di introdurre una buona dose di saperi giuridici per decifrare questi accadimenti che il futuro ci riserverà. A questo punto ringrazio veramente molto tutti e tre gli intervenuti, spero che riusciremo a incontrarci e a fare altri incontri per approfondire ulteriormente le dinamiche che si prospettano all'orizzonte. A tutti coloro che ci seguono saluto calorosamente e faccio presente che se seguite sui nostri profili delle associazioni che hanno organizzato questi incontri il calendario che sta prendendo forma, che è sempre un po' in fieri, trovate temi sempre molto interessanti e sempre più o meno di altissimo livello. Grazie a tutti, dalla Fionda e dai e altri stati generali dell'economia è tutto. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Ciao. 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 Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Dove si va? Via.